Mamma mia, ragazzi. Che strippata. Mi sono cagato addosso. Io adesso vado in bagno, mi sfilo le mutande, le prendo e le butto nel secchio perché tanto è inutile pure lavarle. Mamma mia. Cioè, ragazzi, Mamma comunque, mia. se tu ci pensi, un primo tempo giocato in un modo, un secondo Sei tempo giocato in arrivato tutt'altro. distrutto, secondo me, a un certo punto. Non Come? c'avevi proprio più le Regà, sono forze tre punti fisiche né importantissimi, mentali. bisogna essere La contenti, cosa eh! importante, infatti, Taglie! sono tre punti Taglie! fondamentali che comunque ti dimostrano che li hai presi, sei riuscito a prenderli, nonostante non sia stata una partita semplice, perché l'Udinese, pure se nel primo tempo li hai quasi messi sotto, Dominati, Fabio, comunque no, quasi, li hai dominati nel non primo volevo tempo essere perché, no, nel esagerato. gioco bisogna essere obiettivi nella vita. Mo' lasciate perdere che io porto sta maglietta e potrei anche non esserlo. Nel primo tempo, ragazzi, non c'è stata La Roma ha partita. giocato meglio, Abbiamo giocato, abbiamo creato, li abbiamo schiacciati, abbiamo su fatto questo più non c'è possesso stato palla, non dubbio. hanno creato occasioni da Beh, ho rete. capito, però una partita non dura Lo 45 so, minuti, c'è aspetta. stato gli Allora, altri 45 con calma, innanzitutto godo. Godo, godo perché sono tagli, tre punti pesantissimi. tagli. Ciao. Ciao ragazzi, ben ritrovati a tutti. Una marea di mi piace e domani vi porto la live reaction e non solo. I risultati del fantacalcio. E poi arrivano anche gli episodi grosso. Iscrivetevi, attivate la campanella così non perdete mai le notifiche. Abbiamo anche il secondo canale YouTube del calcio. Oggi è uscita la carriera su FIFA 22. Abbiamo un terzo canale YouTube non del calcio. Date tutto in descrizione oppure cliccando qui. Sì, dai. Comunque, da quando ti sei messo Come sto? stamani? Arriviamo? Sì, Sto capendo che abbiamo vinto e che da quando ti sei messo sta maglia? Da quando ti sei messo sta maglia abbiamo le cominciato a soffrire come un sofferenze. cane. Ma infatti nella live reaction lui me l'ha detto al Infatti, 38esimo. quando l'ho visto Al arrivare a te, 38esimo stavo con un'altra maglietta. fatto Ho detto, strano e oh, buono. me la voglio mettere la maglietta. Dice, no, aspetta almeno la fine del primo tempo. Ho aspettato il secondo Aspetta tempo. Era meglio che non un attimo. me la mettevo, ragazzi. Infatti, quando l'ho visto cambiato, Ma ti volevo quasi di la scaramanzia Sartenfels. stava nel fatto che io, da quando è cominciato il campionato, che porto No, la maglietta della Roma. no, assolutamente Non no, questa, non portavo questa. l'altra. Ho È sempre capito. la maglia da Roma. Non è la stessa Cioè, cosa. capisci la scaramanzia? Non Ecco, è la qua come fai stessa cosa. sbagli. Tanto come fai sbagli, sì, esatto. Allora, post partita delle altre partite della Lazio e via dicendo, abbiamo fatto tutto su questo canale oggi pomeriggio, quindi potete andare a recuperarlo. Voglio ribadire il concetto che stavamo esprimendo, ripartendo dall'inizio della partita. E voglio anche paragonare un po'. Tu mo mi dirai, non si possono paragonare partite, però lo voglio fare. La partita che ha fatto il Napoli a Udine contro l'Udinese e quella che No, abbiamo fatto noi all'Olimpico contro l'Udinese. lo sapevo, non si A me possono. piace lanciare provocazioni, però No, ma so consapevole che ogni partita è a sé. non è una per... Io a parte non la considero una provocazione, cioè non riesco proprio a metterle sullo stesso piano, perché comunque hai detto tu stesso, sono partite che vanno valutate a sé, cioè quindi ogni partita va valutata per quello che è. Però il Napoli la giocava in trasferta da loro, tu la giocavi in casa da te. Tu la E per il giocavi in primo tempo casa che da hai te? fatto, lo sai qual è stata la differenza secondo me? Che non sei riuscito a far secondo. Non Perché sei avessi riuscito fatto il a. secondo gol, probabilmente nel secondo tempo saresti entrato con un atteggiamento diverso e probabilmente l'avresti anche indirizzata. Potevi Invece. anche indirizzarla, ma ragazzi, l'Udinese non è una squadra che resta a guardare. Cioè, secondo me, quest'anno è una squadra come non vedevo da parecchio tempo, ben organizzata, che propone, cerca di proporre un bel calcio. Posso dire una E cosa e poi te faccio parlare? Scusate se lo sì. interrompo di continuo, però se lo lascio parlare, voi dovete sapere che lui fa un video che dura 27 Sì, minuti. più o meno. Ecco, c'hanno tanti calciatori rapidi, forti fisicamente. No, ma alcuni sono Mamma velocissimi, mia, cioè Soppi nel ragazzi. secondo tempo, Mamma mia, ragazzi. Ma che ribattezzato razza Floppy Disk, di ragazzi. floppy. Mamma mia, Floppy ragazzi. Mats più che floppy disk, ragazzi miei. C'ha Mamma mia, due cosce, ragazzi, c'ha che ma però. So uno io e uno Fabio, sono le cosce di sue. una rapidità e di una velocità pazzesca, cioè fa impressione, Ma ce n'ha veramente. tanti l'Udinese dei calciatori così, eh. Sì, ce Lui è n'hanno pure forte molti. fisicamente, c'ha proprio la La sgroppata, la falcata, falcata, capito? sì, Quindi, poi, l'Udinese. quando ho visto che gli ha messi Ibañez che ha tirato fuori Calafiori. Allora, però dobbiamo dire una cosa, Di. Calafiori, a parte era ammonito nel momento in cui è uscito, si era fatto appena ammonì, Espulsione quindi, dei vabbè, Pellegrini. espulsione Pellegrini è un'altra cosa ancora, aspetta, ma a quello ci arriviamo. Dicevo, Calafiori che era stato ammonito, quindi secondo me Mourinho vede bene in quella situazione di Quello che toglierlo. doveva fare secondo me pure con Pellegrini arrivati a un Avrebbe certo punto. dovuto farlo con Pellegrini, ma io infatti durante la live reaction me lo sono chiesto parecchie volte, ma perché non esce Pellegrini? Perché evitiamo pure una cazzata, però magari cerchiamo di non metterla
De non concretizzarla, fatto sta che alla fine Pellegrini si prende il secondo giallo e ci salta il derby. Braccio un Questa è. po' alto c'era, onestamente parlando. E tra l'altro, noi oggi pomeriggio, Io perché però non devo. avevamo tempo, abbiamo già registrato il gameplay di Roma Lazio su Esatto, FIFA 22. E Pellegrini ci vabbè, sta, votenete così, non ci potevamo fare raga, niente, non c'avevamo tempo. Non era c'erano altri modi. impossibile, era Fate finta che non è impossibile. Pellegrini, fate finta che è chi giocherà per Sì, lui. esatto. Capace a capire al braccio, Vabbè, vabbè. mo sta a fa caso. Comunque, te stavo a Vai. dire, Pellegrini poi ci salta al derby. Mi dispiace perché comunque nel momento migliore forse era forse No, forse, l'uomo cioè, ha in più della fatto sei Roma, gol fino a mo', oggi non ha fatto l'uomo in niente, più oggi della in Roma. bonus non ha fatto nulla. E quindi ci salta il derby che è pur sempre una Ah, partita Calafiori ha fatto l'assist, fondamentale. mo' che ci Già sto. avevi dimenticato il gol Non ci siamo ancora che arrivati al gol, prosegui con quello è che stavi dicendo. praticamente merito di Calafiori se la Roma stasera si porta a casa 3 punti, perché il gol lo regala Calafiori ad Abram. Cioè, ha fatto una sgroppata fenomenale. Che stai guardando Darbo, tu? Che stai no, guardando? Vigna non era No, disponibile. Vigna non era No, lo portava disponibile. disponibile invece tra i cosi. No, 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 Quindi, Vigna ragazzi, non stavo era per dire, disponibile. ha scelto dei. No, invece no, Vigna non ha ancora No, recuperato. no, no, Vigna Bella ancora non sgroppata. Resiste fisicamente due volte. Salta l'uomo, Salta mette l'uomo, in mette in mezzo, mezzo ma la Abram, bravura là è bravo. anche di Tammy Abraham che. Arriva la palla e lui era un po' indietro, allunga il piede in torsione, si gira per evitare il portiere che arrivava per non prenderlo e Sì, butta sta palla in e rete. butta la palla in E poi la rete. bravura della Roma, tra virgolette, è stata soffrire, diciamoci la verità, per tutto il secondo tempo. Sì, abbiamo Perché nel sofferto secondo tempo, ragazzi, non tantissimo. abbiamo creato granché. L'Udinese si è affacciata più volte dalle nostre parti. In un paio d'occasioni, quell'imbucata, non mi ricordo chi ha fatto quel tiro. Rui Patricio, un paio di interventi li ha Ci ha fatti. E messo le c'è da mani un paio di continuare ad volte. elogiare il lavoro di un portiere con esperienza che comunque, quando c'è da farsi trovare pronto, ragazzi miei, non ce n'è per nessuno. Se fa trovare sempre pronto, Fino ad oggi ha fatto sempre. molto molto bene Rui Patricio. E senti, io mo andrei un attimo a leggere rapidamente la situazione della classifica, perché come abbiamo detto sono 3 punti fondamentali. Avessimo giocato con un atteggiamento diverso quella cazzo di partita di Verona, ragazzi Non miei. possiamo Mamma mia. recriminare in questo modo. No. È andata così, non fa niente, si prosegue, si va avanti, anche perché io non guarderei tanto indietro quanto alla prossima, che è Vedo. vicinissima, È derby. perché domenica alle In casa 18 non sono loro. neanche 3 giorni e già giochiamo un'altra partita importantissima, perché è pur sempre il derby. E comunque adesso la classifica recita: Napoli 15, Inter e Milano 13, Roma 12, Atalanta 10, Fiorentina 9, Lazio e Bologna 8 8 a punti. parità di partite giocate. Tutte a parità La classifica di per noi non ha importanza in questo momento. Siamo consapevoli che il Napoli gira attualmente su partite. Un dei giri altro motore molto ritmo. più elevati. Stessa cosa Inter e Milan. Noi però, ragazzi, anche così si vincono le partite a calcio. Sì, Anche così anche vincere così. 1-0 e soffrire sono 3 punti come l'Inter che ha vinto 6-1 in scioltezza e tranquillità contro il Bologna. Napoli Al netto sempre che 3 ha punti. vinto 0 So. a 4 da 2 partite Una volta che è consecutive, finita, ragazzi alla miei, fine si sempre 3 ricordano i punti. 3 punti. Non voglio sminuire il gioco dell'Inter, sto semplicemente No, dicendo che a parità no, no, no. sono sempre 3 punti. Detto questo, Che vuoi fanno bene a aggiungere noi. qualcosa? Vedi un po', vuoi aggiungere qualcosa? Io ancora mi devo ripiare psicologicamente, non No, riesco a capire se avevo guarda, vinto io ti dico la o se verità, devo soffrire ancora. ho già No, bypassato e io sto già oltre, no. Io pure un minimo in clima derby ci sono già entrato, eh. sono entrato in clima derby, aspettiamo domenica. Mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi a tutti i canali, profili sociali, se come te, continui consigliati. Dai, E sempre forza dai, Roma! dai. Ancora non mi ripio.